Questa idea di far pagare diversamente chi edifica su un'area libera o no, se non mi sbaglio, era anche una delle idee che la Regione Lombardia, proprio su iniziativa di Pippo Civati, aveva tentato di introdurre in quel disegno di legge che poi è stato approvato con, diciamo, un gradimento non proprio al 100% di tutti, però credo che sia una cosa che in qualche modo avevate preso in considerazione quell'esperienza lì. Sì, per la verità c'è stata un'accelerazione rispetto all'interesse sul consumo di suolo, perché io ricordo che quando Legambiente venne in Consiglio regionale a parlare di consumo di suolo, alcuni colleghi 3 anni fa non sapevano che cosa fosse la categoria consumo di suolo, non avevano mai sentito parlare e si domandavano anche cosa si celasse dietro questo concetto. C'è da discutere, però adesso, visto che siamo in campagna elettorale, io faccio l'anticampagna elettorale, è un problema che riguarda tutti gli schieramenti, è un problema culturale precedente alla politica, è un problema connesso a molti interessi, perché citerò l'assessore uscente della Regione Lombardia che non è candidato, ma insomma un assessore che nell'autunno del 2012 dice che ci vogliono altri 370 km di autostrade, io non so nella nostra regione, non nella macro regione, quella cosa che dovrebbe muoversi in mezzo all'Europa. E, insomma, è una scelta politica e sono anche tante risorse che vengono destinate ad un modello di sviluppo. Sull'urbanizzazione si fa una gran fatica a ridurre, come consiglierebbe di fare Pileri, il numero dei comuni o quantomeno dei piani regolatori, cioè invitare, suggerire, costringere i comuni più piccoli a fare un piano regolatore sovracomunale che riduce i termini di costi e anche di sproporzioni, perché poi sappiamo che prima si ragionava con Valerio Canzolaio sui confini, sulla sfortuna dei fiumi di essere confine. Beh, sui confini delle nostre città, lo sa il consigliere provinciale che fa i piani territoriali sovracomunali, si allineano tutti i problemi, perché tutti tendono a mettere sul confine il comune di fianco il centro commerciale, la discarica, la cava, eccetera. Allora, queste battaglie sembrano luoghi comuni a nostra volta, invece purtroppo sono questioni politiche essenziali. Io spero che in questa legislatura si voglia prendere di petto la questione e rispondere ad una sensibilità che c'è, che si coniuga, lo dico ai noi, con la crisi economica. Cioè, se nemmeno la crisi economica ci fa pensare che le infrastrutture devono essere pensate diversamente, che l'organizzazione territoriale, pensate al fatto che gli ambiti territoriali ottimali, che hanno questa bellissima parola ottimale, non lo sono. Cioè, noi abbiamo degli ambiti territoriali ottimali in Lombardia, ma immagino che succeda un po' dappertutto, non tanto come in Lombardia, ma volevo tirarmi su un po' di morale. Beh, questi ambiti ottimali sono provinciali e i fiumi sono affluenti, io dico anche di sinistra del Po, e quindi andrebbero trattati come bacini naturali, come bacini di servizio, come bacini sui quali far convergere delle iniziative politiche che riguardano, guarda caso, i parchi, che riguardano appunto il servizio idrico, che riguardano anche lo sviluppo territoriale. È un cambiamento di prospettiva? Secondo me sì, è di destra o di sinistra? Secondo me è un po' di sinistra, però non mi interessa e quindi lo vorrei frequentare insieme ad un Parlamento che parla di IMU, considerando che anche l'IMU è una questione urbanistica, è una questione territoriale, che parla di oneri di urbanizzazione andando più a sinistra e più a destra di Pileri, che è uno cattivissimo, ma gli oneri di urbanizzazione costano i comuni, lo vogliamo dire? Cioè, quando il comune fa costruire, gli costa di più, anche se ci guadagna gli oneri in prospettiva, no, rispetto a prezzi. Eh sì, è un guadagno brevissimo, perché poi ti trovi da gestire come lo sprawl. Io vengo dalla Brianza del Garda, no? di questi comuni che cambiano, tu passi non in bicicletta come fa il senatore che ormai in auto, insomma, con i mezzi di trasporto pubblico, ma i comuni cambiano, non sono mai perché c'è una fila di villette nuova ogni anno, sono strati geologici. E quanto costa urbanizzare però queste aree, allacciarle? Quanto costa il piccolo comune che fa, magari in base al comune vicino, un investimento di questo tipo? E finisco velocissimamente. Quanto tempo abbiamo perso dietro categorie territoriali in questi anni? Il Dio Po, le ampolle, il Trota, mi vengono in mente la sicurezza del territorio. Tutti gli inquisiti in Lombardia sono stati inquisiti per reati in campo ambientale o connessi con le pratiche urbanistiche. Questo è un dato clamoroso per me, però insomma, di questo si tratta. Abbiamo parlato di un sacro suolo e abbiamo urbanizzato come dei matti tutti quanti. Abbiamo fatto in modo che ci fosse una grande enfasi, e mi fermo su questo, sul concetto di identità. A me non piace tanto l'identità, però il profilo delle nostre città è cambiato irreversibilmente nel giro di una generazione soltanto.
e paradossalmente di più di quanto non fosse accaduto negli anni della grande espansione, anche quando siamo in decrescita noi costruiamo. Ecco, forse questo è davvero un monito che va messo all'inizio dei programmi elettorali e magari se una volta un dibattito così lo vedessimo anche in televisione, perché in televisione l'ambiente deve esplodere una centrale nucleare in Giappone perché se ne discuta, ma è davvero così, forse cambieremo un po' anche la politica, perché poi queste cose cambiano anche il punto di vista sulle pratiche amministrative, i comportamenti dei singoli politici amministratori e anche dei cittadini a cui chiediamo il voto e rompiamo le scatole ogni volta, ormai sempre più spesso. Grazie Civati.